oggi siamo a Donington, quinto round del mondiale Superbike. Fra qualche istante al mio posto comparirà Carlos Checa, campione del mondo in carica. Assa di Monza, due piste molto diverse, ma in entrambe pioveva. Qual è stata la differenza a livello di pneumatici che tu hai riscontrato? Vabbè, Assen è stata una gara dove la prima gara sul bagnato mancava un po' di aderenza, sicuramente per la condizione della pista era molto freddo, no? E non attaccava tanto, però era uguale per tutti. Però sicuramente per questa condizione ci sono state tante cadute, no? Io l'ho perso 2-3 volte dietro, ma avvertito, è riuscito a tenerla e ho voluto conservare quella posizione lì. E dopo per la seconda abbiamo sbagliato in griglia, perché abbiamo stato lì, forse non è stato l'attento che doveva stare, non è stato focalizzato a quel momento e la scelta, e abbiamo fatto una scelta sbagliata. Però questo è una cosa che io assumo come errore di scelta. Era una condizione già di uscire con slick, perché si stava asciugando tanto e noi abbiamo pensato che veniva la pioggia. Con che adesso non puoi cambiare moto, abbiamo detto stiamo lì due giri, se viene la pioggia già abbiamo la gomma rain. Però è stato un grave errore, no? Però vabbè, è rimasto lì. Dopo Monza per me è una pista particolare, no? Una pista che tu vai a 200 l'ora di promedio, velocissima, arrivi a più di 300 in diversi punti. Una pista che per me non è adatta per le moto, estremamente pericolosa. E in più ci sono state delle condizioni molto particolari, no? Che pioveva ogni due ore, non si asciugava mai. Dopo hai una parte della pista che è sotto il bosco e non si asciuga mai, hai un'altra parte che si asciuga di più. Allora la Pirelli ha portato delle gomme sul bagnato che si rovinavano, ovviamente, perché non era tutto asciutto e a 300 l'ora una gomma così morbida non teneva, no? E per quello è stato un weekend molto particolare, molto difficile per delle scelte delle gomme, anche per le scelte che si hanno fatto in griglia, no? Però ti dico, prima io credo che la pista non è in condizioni di fare delle gare di moto con questa potenza che abbiamo adesso, e due, le condizioni meteo che non hanno permesso fare un weekend buono. E dopo sì, la gente vogliamo vedere le gare, no? Questi piloti sembra che non vogliono correre, ovviamente vogliamo correre, no? Però se tu arrivi a 300 l'ora in una curva con una gomma slick è bagnata e tutto il resto non è bagnato, ti chiedi, non è che noi stiamo lì, entriamo con la curva, come possiamo entrare? 150, 130, forse tiene, forse no, però non è che stiamo lì a provare, è gambling, no? Noi vogliamo correre con le condizioni di pista e pneumatici giuste, quando tutti i piloti hanno creduto, la maggioranza, e io devo seguire la maggioranza, che non era una situazione adatta per correre, no? Soprattutto in gara 2. Gara 1, una volta ha cominciato a piovere tanto, era tutto bagnato, io credo che si poteva correre, e io se l'ho detto ai responsabili, a quelli che alla fine hanno deciso di non correre. Passiamo alla seconda domanda, perché tu parli molto e hai anticipato gran parte delle domande che dovevo farti. Comunque, l'altra domanda era appunto che Pirelli aveva consigliato l'impiego delle intermedie studiate appositamente per il tracciato di Monza. E come mai il vostro team, come altri del resto, avete fatto, diciamo, una scelta diversa da quella che consigliava Pirelli? C'è un errore, no? Intermedia non vuole dire intermedia tra la bagnato e l'asciuto. Intermedia è una gomma slick, ti dirò, un po' più dura di quella morbida che noi abbiamo usato, con due tagli. Allora, quello hai di avere un po' di fede, no? No? E credere che quello tiene, però quello non tiene. Stiamo parlando di una gomma slick che con un po' di tagli, sì, sicuramente fa scaldarla un po' di più, no? In quell'area lì, però non cambia niente. Stiamo parlando di una gomma slick. E la pista era in condizioni da bagnato. Quando era in condizioni da bagnato, l'unico che qualche punto era umido e dopo si rovinava la gomma. Ovviamente sì, l'unica opzione era andare con un'intermedia, però non era la scelta giusta, non era una gomma che ti garantiva che l'aderenza in quella parte della pista, no? Parti soprattutto molto veloce, no?
soprattutto era tutto bagnato, abbiamo partito con gomma slick, durante tanti giri anche in prova, hanno caduto anche 5-6 piloti in curva, l'ultima curva, perché erano arrivato lì che la pista era un po' bagnata e non ci hanno reso conto, e dopo stiamo sotto il bosco, tutto bagnato con gomma slick, quasi 300 l'ora, con il guardrail a un metro. Allora diciamo che la gente deve capire queste cose anche, non è che noi stiamo lì a giocarci la vita, no? Due settimane fa, la scorsa, a Imola ha piccato contro il muro e guarda com'è. Salome e Hopkins a Monza hanno caduto e non sono qui. E posso dire altri esempi, no? Per quello anche lì McCormick in Olanda che ha toccato il verde, anche Smers, che quello verde, il carpet, è come un ghiaccio. Quando piove tu vai fuori il cordolo, tocchi quello, il ghiaccio. È una mochetta con l'acqua, proprio come il ghiaccio, no? Stiamo lavorando per portare fuori questo. Oggi qui abbiamo visto che la linea bianca di qualche punto ci vuole tantissimo, no? Diciamo che io non sto dicendo che qui è molto facile mettere la colpa a uno. Credo che dobbiamo lavorare tutti assieme per fare questo sport più bello e più sicuro. E credo che Monza è una pista, io onestamente, che non si deve correre perché è molto pericolosa. In più le condizioni di prima, no? Volevo un po' redire questo che sto dicendo adesso e non volevo finire con il discorso Monza perché credo che è stato un po' pesante per tutti, no? Però questo è un po' il mio pensiero, la mia opinione. Va bene, passiamo all'altra domanda. Allora, Max Biaggi, al momento prima in classifica, con solo due punti di stacco da te, ha detto che quest'anno le moto da battere sono le BMW. Tu sei d'accordo con questo? Boh, non so, io credo che in questo momento io guardo a me, quello che posso fare io, dopo si vedrà. Per adesso abbiamo visto la Biaggi che è in primo in classifica e Sykes che sta venendo forte, no? Con la Kawasaki, sì, la BMW abbiamo visto che è una bella moto, hanno un bel budget, grandi piloti, ed da tenerli come candidati, no? Però si vedrà gara a gara e soprattutto fine campionato. Vuoi sorseggiare il caffè intanto? Bevi intanto che se no si raffredda. Come giudichi la Panigale attualmente in forza alla Stock 1000? Credi che il prossimo anno possa partecipare e fare il salto di qualità e passare in Superbike? Beh, per adesso dobbiamo provarla. Fatto qualche piccolo test in una pista piccola per fare quattro foto, però come vero test non abbiamo fatto nessuno, dobbiamo provarla, dobbiamo capire a che punto siamo con questa moto. Per me è un progetto interessante, no? Perché formare parte da Ducati, dalla storia di Ducati, finire con una moto che credo che ha dato tanti successi, tante soddisfazioni, tanti buoni risultati a Borgo Panigale, a Ducati, e cominciare una nuova era, no? Perché questa moto apre una nuova era da Ducati, un concetto completamente diverso, che cambia completamente la strada tecnica che avevano avuto fino adesso, e portarla avanti, io riuscire a lavorare con loro mi fa tanta soddisfazione, tanto piacere, ti dico, sicuramente ci vuole adesso tanto lavoro da fare, da capire, da vedere il vero potenziale di questa moto. Sicuramente da lavorarci tanto, non credo che questa moto già è fatta e a posto per correre in questo momento, però dobbiamo intervenire noi, lavorarci e capire fino a dove può arrivare, fino a che punto, che limite la riusciamo a guidare, no? E questo sicuramente sarà, non lo so, durante quest'anno, tra due mesi, forse tre mesi, quando la temperatura è un po' meglio, dappertutto riusciamo già a fare un test buono. Comparativo per togliere delle conclusioni buone. Ok, passiamo all'ultima domanda, poi ti lascio al tuo caffè d'orzo. Allora, è vero che hai provato la Diavel? Che impressione hai avuto da questa moto? La Diavel è una moto che quando l'hai visto anni fa, perché era un prototipo, mi è piaciuto tanto, no? Dico, mi piacerebbe guidarla subito, perché quando vedi un po'... Chi non piacerebbe? Sì, è vero, no? Però completamente diversa, no? Per Ducati. A me la Custom sempre è stata una moto che mi è piaciuta da vedere, però non da guidare, perché una Custom non è bella da guidare. Invece quando l'hai guidato la Diavel mi ha impressionato l'agilità che aveva, l'hai guidato in città, anche fuori città, per strada, e ha una prestazione buonissima, no? È sempre fedele allo stile Custom,
come posizione, come, come looking. Yo creo que la Diabel ha revolucionado el mundo custom completamente. No sé si lo cambiará o no, si rimanerá como era prima o diventerà come questa porta che ha aperto Ducati con la Diabel, però stiamo parlando di una motocicletta con fedele al suo stile custom, con delle prestazioni, non voglio dire da una sportiva, però sì con la tecnologia di una sportiva che diventa anche una guida molto piacevole. E io ti dico, l'hai guidato e mi è piaciuto tanto perché è molto stabile, accelera molto bene, frena molto bene, curva anche bene, considerando la gomma dietro. E questo per una custom credo che non era stato mai prima così, no? Per quello che è un bel prodotto, molto, molto bello, e anche se guida benissimo. Allora volevo niente, salutare tutti gli amici da Motology. E niente, siamo qua e ci rivediamo durante quest'anno. Un abbraccio, ciao. Grazie. Tanto mi bevo un caffè d'orto. Salute. Grazie. Italiano, eh? Italiano. Siamo nella terra.